In questa puntata di Vesper, questa settimana parliamo di bambini e lo facciamo in virtù del fatto che qualche giorno fa è stata la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è un appuntamento annuale che rileva sotto diversi punti di vista e che ci permette anche di affrontare una tematica, quella dell'infanzia e dell'adolescenza, che continua ad essere, per fortuna direi, al centro dell'attenzione. Il tema questa settimana lo affrontiamo perché lo scorso 20 novembre, proprio in occasione di questa giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'ABIO ha organizzato un'iniziativa in ospedale che si intitola Gioco No Stop. Il gioco è indubbiamente uno strumento educativo importante, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto. In ospedale ha un valore aggiunto ed ha una funzione distrattiva veramente importante, nel senso che il bambino al tavolo da gioco, in ludoteca, in ospedale, dimentica completamente quella realtà che lo circonda, che richiama comunque sempre la sua malattia e l'ospedale. È inevitabile questo. Quindi lui in qualche maniera si rituffa nel suo mondo e completamente dimentica tutto il I resto. volontariati e i volontari in ospedale non devono fare un passo indietro, nel senso che ognuno ha un suo ruolo. Io l'ospedale, la permanenza in ospedale la immagino con il bambino al centro e intorno tutta una serie di professionisti, medici, infermieri, volontari, assistenti sociali, ognuno ha un suo ruolo, nessuno è più importante, è un ruolo gerarchicamente più importante degli altri. Ognuno ha le sue responsabilità, più o Certo. meno impegnative, ma ognuno ha un suo ruolo. I volontari, come i familiari, contribuiscono al benessere del bambino. Il gioco per il neuropsichiatra infantile è un elemento importante perché mentre il pediatra spesso prescrive gli esami, no? Le radiografie, gli esami del Certo. sangue e quant'altro, invece il pediatra e il neuropsichiatra infantile utilizza il gioco come strumento diagnostico, nel senso che l'utilizzo del giocattolo da parte del bambino, come lo utilizza, come lo esplora, come lo condivide con gli altri, per non parlare poi del gioco simbolico, cioè il far finta di, sono tutti strumenti che il neuropsichiatra infantile mette in evidenza durante l'osservazione e utilizza i giocattoli come strumenti di diagnosi. Per potersi orientare in quelli che sono i diversi disturbi della neuropsichiatria infantile in genere, comunque. Oggi l'educazione in generale, diciamo, è una, va rimessa al centro. Credo anche che, nel senso, ne parla tanto, ma ancora non ha, diciamo, il ruolo importante che merita, no? Perché credo che viviamo in un contesto sociale dove c'è grande necessità, diciamo, di fare educazione sia per un discorso appunto di promozione della salute, ma anche come educazione, come formazione delle persone.